Ragazzi, buon Godotei e bentornati, incredibile, pazzesco e assurdo, su una nuova reaction dove vedremo. E mamma mia, cosa vedremo? Qui è partito tutto. Fermati un attimo, che io sto facendo la intro, però incredibile. Io capisco che oggi parliamo di Arlecchino e anche il mio computer si sta emozionando, però io sto facendo la intro. La intro è una cosa sacra. In questo nuovo episodio delle reaction incredibili vedremo un qualcosa di molto spicy. Come avete visto sul canale, è iniziata la pubblicazione di alcuni video su Genshin Impact. Nel primo video abbiamo assaporato un po' dell'evento della 4.5, vi ho raccontato della mia esperienza con questo gioco tra alti e bassi, e poi nel secondo video abbiamo affrontato tutto l'abyss della 4.5. Quindi, per completare questa trilogia introduttiva su Genshin Impact, oggi affronteremo il tema di Arlecchino. Chi è questa donna incredibile? È il nuovo personaggio che verrà introdotto nella 4.6. Dato che è un personaggio che mi piacerebbe simulare tantissimo, primo perché il design è mamma mia, ma soprattutto il suo combat system mi sembra veramente figo. Ovviamente, come vi dico sempre, provate i personaggi, perché adesso io ho molto hype per Arlecchino. Però io non vorrei che poi, quando faccio il video, perché farò un video dove la testiamo per la prima volta insieme, metti che quando la provo il suo gameplay, che mi sembrava epico, mi fa cagare, io Arlecchino mi tocca schippalla. Perché gameplay over gnagna, ve lo dice uno che purtroppo ha fallito sotto questo punto di vista numerose volte. Perché io mi ricordo quando summonai per Yae Miko e lei mi faceva impazzire di design e tutto. Poi ho visto il suo gameplay, ho detto vabbè, non mi fa impazzire, la summono lo stesso. L'ho summonata, l'ho portata all'80. Secondo voi quante volte l'ho usata in 2 anni? 4 volte l'ho usata. Perché adoro il suo design, adoro tutto di lei, ma il suo gameplay è orribile, che metti le torrette e aspetta. Avete visto con Navia come mi piace il gameplay, un po' più frenetico, quindi Arlecchino potrebbe essere qualcosa di spicy. Allora, l'unica cosa che mi dispiace di questo video è che non è proprio una full experience di Arlecchino completa al 100%, perché mi manca un pezzo, che vuol dire fanno uscire un teaser del personaggio, poi di solito un altro teaser però animato, però questo lo fanno solo per i personaggi importanti, per Arlecchino ho visto che l'hanno fatto, e poi di solito esce il terzo video dove ti fanno vedere proprio il gameplay, hanno qualche animazione sus, la ultimate in primo piano. Ci manca il terzo, perché io vi ricordo, guardando sempre il mio calendario sus che ormai è diventato canon, Arlecchino dovrebbe uscire il 24 aprile. Io sto registrando questo video incredibile la settimana prima e non è ancora uscito l'ultimo trailer di Arlecchino, perché quelli, giustamente, la Mioyo di solito lo fanno uscire il giorno prima, proprio per far salire proprio l'hype al massimo. Quindi quello purtroppo non ci sarà in questo video. Però che ho fatto? In questo video vedremo il trailer della 4.6, che io intenzionalmente ho skippato. Non c'ho più tempo, ragazzi, di vedermi le live streaming incredibili di Genshin Impact. Io, ragazzi, edito tutto il giorno. La mia vita è editare video per farmi avere un video al giorno più uno shorts al giorno. Non so per quanto durerà, per adesso è quasi un mese che sto provando a fare questa cosa e per me lo potrei fare sempre, però la mia salute probabilmente a un certo punto mi dirà di tornare a un regime di almeno un video ogni 2 giorni, perché dormo 2 ore a notte, ragazzi. In tutto questo ho iniziato pure la dieta nuova, quindi non so questa cosa come porterà a una mia lenta e inesorabile morte non godosa, però vabbè. Comunque vedremo il trailer della 4.6, vedremo quest'altro teaser animato che dovrebbe parlare del background incredibile di Arlecchino, e poi vedremo l'ultimo trailer che è uscito stamattina, che ho visto solo la miniatura, e solo la miniatura è talmente bella che sarà la miniatura del mio video. Purtroppo il quarto non lo vedremo perché non è uscito. A livello di tempistiche non ci indovino. Bene, fatta questa premessa incredibile, direi di partire. Allora, ardono i due mondi luce nella notte, Kremis, versione 4.6. Ragazzi, io spero che l'audio si senta bene come al solito. 3, 2, 1. Compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that. Riesce a essere sexy pure quando è seduta, incredibile. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd. Quella balena è un po' sussa. Something has come up, and since it pertains to Cyrus. Ah sì, questo l'avevo letto, si tornerà anche a Sumer in questa patch incredibile. It was a great plan. We all gathered around and celebrated the revival of our lord. That's how I gained my power. Some sort of project. Questo è il famoso boss statua musicale, attenzione, quello in Abyss potrebbe essere veramente un dito, non vi dico dove. If you accept my proposal, Monsieur Nicolas. La nuova regione sembra molto spicy, eh. I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Mamma mia, ragazzi. Eccola qui Arlecchino. C'ha la letta sus che già quello basta e avanza, mamma mia, ragazzi, assurdo. Cioè, lo vedi? Allora, il suo gameplay sembra frenetico e sembra complicatissimo. Mamma mia! Il suo gameplay è un po' particolare, infatti bisogna capirlo bene. E questo chi è? Do you have any idea what you're doing? Chi è quello? Ma l'ho mai visto. Personaggio sus di Super Nuovo?
father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only. È un rivale sus del potere di Sino, è interessante. I'm really looking forward to this rite of duels. I want you to become the next king of the house. Wow. Yo! Ma quanto cavolo è forte, Freminent? Le cinematiche è più forte che dal vivo? Your words. Yo! Allow me to remind you, however, few among us are really drained of all. Bro! Il danno! Mi sa che il boss, eh? Ragazzi, noi sempre con la spadina da 2 euro, ovviamente. Mamma, riesce ad essere più sexy pure quando è in forma di boss, guarda che roba. Incredibile. È una censura a Virgil? Sento la storm dead approaching me. È spettacolo. Sembra epica quanto la battaglia con Raiden. Con tutto l'amore del mondo per Itto. Eravamo arrivati qua con Arlecchino, la nuova boss fight di Arlecchino. Poi taglio incredibile. Questo probabilmente sarà l'evento della 4.6. Ritorna Itto proprio live così. Oh no, l'evento musicale. No, ti prego no. Bello, fotografare cani. Ah, devo pure cantare? Wow. Che mi regalano questo evento? Una copia di Goro? No, di nuovo il Seeker and Strategy. Questo lo schippo alla velocità della luce. Mamma mia, una delle robe più insignificanti e fastidiose del mondo. Non c'è niente di peggio quando ti mettono eventi multiplayer obbligatori per darti le gemme. Le odio queste robe. Meno male che ce ne stanno un po' PvE classici. Cioè, metteteli tutti così, va bene così. Ok, tipo Monster Hunter sta cosa. Sus. E chi ce l'ha, godo mio, i sordi e pigliagliela? Questi nuovi artefatti, che non so niente. So solo che uno dei due artefatti è fatto per Arlecchino. Prima di andare agli altri thriller voglio rivedere questa scena qui, che probabilmente sarà la cinematic prima della boss fight con Arlecchino nuova. Come la rivede questa cosa? È incredibile. Che spettacolo. Sta roba è assurda. Quindi Freminent, Linet, Linet contro Arlecchino. Poi arriviamo noi. Questa way è incredibile. Cioè, a livello di potenza sembra superiore anche a Rider qua, assurda. Questa è la sua forma, sus. Spettacolo. Ma li vedi i fili? Cioè lei salta tipo ragno da filo a filo, che spettacolo. Mamma mia ragazzi, che spettacolo. Dominami mammi, dominami. Secondo trailer. Questo si chiama cortometraggio d'animazione canzone tra le scene. Dura 7 minuti, dura più questo del trailer della 4.0. Di questo non so assolutamente niente, quindi vediamolo. E poi vediamo pure l'altro che dura di meno, però insomma. Però secondo me a tanti il gameplay di Arlecchino non piacerà. Oh, che carino! Diventare re. Ah, ok. Wow. Where is Pearware? Didn't she want to hear the story? Excuse me, mother. She's doing a funeral for her spider. Oh, che dolcezza! Maybe her curse is flaring up again. Clairvy, see to her. Craig. Fantastico. Ma guarda che è animato benissimo, eh? È meglio di tanti anime sta roba. No, spiders don't eat cake. Oh, yeah, I know. The birds are from their cage. Sunbeams filter through the foliage. Se ci fosse quel peluche di coniglietto fatto in Arlecchino style, me lo comprerei subito. Bellissimo. Do mothers usually argue with their daughters? Quindi praticamente la lore di questo orfanotrofio è che a un certo punto un bambino dell'orfanotrofio diventerà il nuovo leader dell'orfanotrofio. Questa è la cosa sussa. Quindi lei diventerà probabilmente il nuovo capo. Wow. Beh, è terribile che si devono ammazzare a vicenda però, eh. Una battle royale praticamente. Questa è il boss, giustamente, quella che prima leggeva la storia. I should have pruned this flower long ago.
not waited till it wilts. Wouldn't you agree? Whoa! Wow! Ma quanto cavolo è forte questa? Oh. Arlecchino Prime più debole di questa qui? Ragazzi, è meglio di tanti anime sta roba. Wow! Wow, top 10 anime fight con spade sus. Fin da piccola al potere del fuoco. Mazza quanto sei simpatico. Yo! Ok, le ghiaccio. A quanto pare è più forte, ma 9 su 10 ora l'orecchio gli fa. Ci siamo capiti? Ecco fatto. Mi sa che mo. Surrender. Sì, sì, arrendi. Ai ai ai, ragazza mia, mi sa che adesso gli fa un culo. Yo, it's going crazy, bro! Yo, attenzione, ha attivato il potere sus. That's a lot of damage, bro! La mia risposta. Wow! Bro, one shot out, bro! Mamma mia! Wow, ha evocato la falce sus tipo Goku Black. Ha ucciso la messaggera. Ok, l'hanno messa in galera. Ah, è vero, gli aveva detto l'amichetta sua che voleva andare a nord, nella regione del gelo. Infatti. Her Majesty the Tsaritsa has decreed as follows. Ok. I hereby pardon your crimes and bestow upon you a new name. Ok. This title and its legacy of bloodshed are now yours to bear. Ah, quindi lei si è presa il nome di padre, al contrario di quella che invece era madre, ok. I will raise you as my child. Questo chi è, Fremien, forse? Like a strict and unfeeling father. Wow, bellissimo. Vabbè, in realtà c'è poco da dire perché è tutto talmente bello. È il passato di lei, come lei è diventata padre, no? Questa sua amichetta, chissà chi era, che poi lei uccide, no? C'è tipo una battle royale qui, in questo orfanotrofio sus. E poi chi vince combatte contro il vecchio capo e diventa a sua volta il nuovo capo. È una cosa terribile. Mi chiedo anche chi sia lei, questa qui. Altro personaggio sus, l'ex madre, no? Quindi loro erano i primi quattro. Ma il capitano secondo me sarà forte quanto Densdiff, secondo me. C'è un hype nei confronti dell'Arcon del ghiaccio. Va bene, vediamo l'ultimo trailer. Vi dico solo, questo è uscito da tipo 3-4 ore e già 100.000 like questo video, quindi promette bene, vai. Teaser personaggio sonno profondo, pure questo. I'm sorry. Ok. Father, I was reckless. All those emaciated patients, the futile hope in their eyes. I've told you before, recklessness always leads to failure. It was not wholly in vain. I shall settle the rest. They will never know the wonders of wealth. Secondo me qui finisce male, te lo dico, fratelli, io te lo dico. Mamma mia. Yo! Mamma mia, Arlecchino. Yo, step on me, mami! Yo! Step on me, hardcore version, bro! L'ha ammazzato col tacchetto sus, fantastico. We can take in a few more homeless children next year. Acquired some new funds. Ho ottenuto nuovi fondi, ovviamente. Ok. Mission accomplished. Thank you. Once I'm better, my next mission. Chissà che fine ha fatto. Those who parade their virtues often do the most evil. We are not like them. Rest in peace, Snegevna. Wow. My child.
voglio vorrei rivedere questa scena qui perché va analizzata un attimo. Finalmente il meme di Arlecchino che fa Step on Me con il tacchetto sus è diventato realtà. Oioverse conosce il proprio fandom e lo ammazza. Ripeto, il suo background pure molto sus, secondo me sarà una bella boss fight da fare quando la sbloccheremo. Per quanto riguarda i video su Arlecchino, spero di farvi uscire questo video incredibile la domenica 21, se tutto va bene. E poi prossima settimana, il primo video sicuramente sarà io che provo Arlecchino per la prima volta. E se mi dovesse piacere, summoniamo per averla. Poi magari farò un altro video dove sblocco la sua missione e quindi affrontiamo boss Arlecchino e facciamo la sua missione sus. E poi farò un video sull'abisso della 4.6, dove vorrei usare Arlecchino, però ci metterò un po' a portarla su, ragazzi. Dopo anni mi rompo un po' a portare i personaggi su, però con Arlecchino ne vale la pena, ok? Quindi ragazzi, che gozo con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili, l'episodio 2 dell'antishow e tante altre cose belle. Quindi chi lo sa che succederà su questo canale incredibile. Ragazzi, che gozo con voi e ci vediamo alla prossima.